Bentornati ragazzi su Officina del Pilota. Oggi, dopo innumerevoli auto, migliaia di chilometri, ettoni di benzina e treni di gomma a profusione, vi faccio una domanda: meglio cambio automatico o manuale? Scopriamolo insieme. Sì, lo so, il cambio manuale, tre pedali, punta attacco, gestualità, tutto quello che vuoi, ma se ti compri una GT3992 col cambio manuale, sei un interazione uomo-macchina, più elettronica in gioco, ma tempi di cambiata notevolmente ridotti. Volete un fazzoletto? Senti. Possibilità di tenere entrambe le mani salde sul volante in fase di cambiata, il che si traduce in un miglior controllo del mezzo. Se sei Alan è tutta un'altra storia. È partita a bocca. Tornando a noi, ora capite perché certe auto non possono essere manuali? Grasso. Doppia frizione, quindi abbiamo questa accelerata in scalata che rispetto ai elettroattuati, faccio un esempio, GTAM, a me piace più questo. Quanto si diverte! Ma che diceva della GTM? Ragazzi, che dire, manca un pedale, ma tanta roba. Dai su, lo so che volete manuali. Vai! Quale auto migliore da cui cominciare? Possesso della macchina con sto cambio, col cambio manuale in generale. Esatto, il cambio manuale aggiunge un punto di contatto tra pilota e auto e ci regala quel senso di controllo della macchina unico. Ma quanto è bello quando inserisci la marcia e senti la macchina che ti trasporta verso l'infinito e oltre. Verso l'infinito e oltre! Che goduria! Ma cosa puoi fare con un manuale che non puoi fare con un'automatica? Il punta attacco! Se invece... Che dà gusto il puntatacco, dà gusto! Potrei stare qua a proporvi cambiate su cambiate, tirate su tirate, ma la domanda resta sempre la stessa. Meglio automatico o manuale? Se vi dovessi dare la mia risposta, sarebbe manuale tutta la vita. Ma la tua? Veramente carino questo format, bravo Frank, il nostro Frank automatico versus manuale. Qual è la tua scelta preferita? E che ne dite? Facciamo altri video così? Mi stai ascoltando? Sì, beh ragazzi dai, su. Allora, siamo arrivati a 93, 100, siamo lì, su. Scrivete, cliccate il pulsante. Che cosa gli costa? È gratuito, è importante per noi fare più iscritti. Iscritti. Ve la dico, guarda, che se non vi iscrivete adesso a questo canale e attivate la campanella, Chiudiamo YouTube e apriamo TikTok. Col culo di fuori, tutti depilati. Esatto. Ma voglia views in quel caso. E addio motori. Ve prego. Non ce lo fate fa. È brutto, è umiliante. Ciao ragazzi! Ciao!